Fino a 2012 siamo con Giovanni Bragadina di Idea, oggi parliamo di eh, un importantissimo progetto europeo, Life, Identi sui, parliamo di gestione della, dei rifiuti elettronici in diversi momenti. Ecco, eh, ci parli, eh, partiamo dal primo momento, dalla prima realizzazione. Fondamentale il concetto di RAE, cioè di rifiuto derivante da apparecchiature elettriche ed elettroniche, un rifiuto pesante, un rifiuto che può sicuramente portare un innalzamento nella raccolta differenziata. Identificare i RAE è importante per il cittadino, innanzitutto, quindi, abbiamo realizzato nell'ambito di questo progetto LIFE quattro attrezzature distinte che permettono al cittadino di conferire eh, con tracciabilità. Quindi, di conferire i suoi telefonini, radio, televisori, qualunque tipo di apparecchiatura elettrico-elettronica che ormai si è trasformata in rifiuto, di conferirla in quattro tipi di attrezzature. Due sono itineranti e due sono cassonetti statici. Tutte e quattro le attrezzature sono intelligenti, cioè consentono di identificare l'utente, di tracciare la, il percorso che svolge questo rifiuto, cioè dove è stato conferito, chi lo ha prodotto e dove va a finire a destino. Quindi, il sistema ha due cassonetti intelligenti, sempre. Il conferimento è consentito mediante una tessera personale, quindi l'utente può conferire, si identifica, si apre lo sportello, mette i suoi rifiuti, viene controllato automaticamente il livello di riempimento e l'utente se ne va. Questo deve insegnare a distinguere le varie tipologie di RAE, piccoli RAE, grandi RAE, ci sono cinque categorie ufficiali che possono essere poi eh, sotto definite in varie classi, mentre invece nei contenitori scarrabili uno presidiato che è il RAE e uno non presidiato, che è un eco shop totalmente automatico, permettono di conferire. Quando c'è l'operatore, nel CAM presidiato e invece l'isola scarrabile, chiaramente in qualunque ora del giorno, sempre mediante identificazione della tessera, l'utente si identifica, sceglie il tipo di RAE, lo pesa sulla bilancia, a portello aperto lo può conferire, chiude e procede in questo iter prendendosi la sua ricevuta. Tutto gestito esclusivamente con l'energia del sole, quindi abbiamo pannelli fotovoltaici e tutto tracciato. Questa è la caratteristica fondamentale, cioè introdurre un nuovo rifiuto raccoglibile per strada. Cioè normalmente ci sono contenitori di carta, vetro, plastica, organico. Si aggiunge una, una nuova filiera che era, era nascosta e bisogna emergere. In più utilizziamo per la prima volta il, il viola, cioè il bordeaux, il RAL 4004, che è il nuovo colore europeo eh, dei RAE. Quindi, è stata creata questa nuova eh, norma europea che si chiama Waste Visual Element, di cui sono peraltro estensore con grande soddisfazione, ma soprattutto per andare a definire i colori in maniera tale che in qualunque posto dei 32 paesi europei, quindi non solo l'Unione Europea ma anche Turchia, Svizzera, possono tutti identificare in maniera omogenea i vari tipi di rifiuto. Questo viola che quindi caratterizza sia il totem informatico sia tutte le decorazioni che i cassonetti intelligenti e il nuovo colore europeo e da lì vogliamo partire per caratterizzare una frazione di rifiuto che sarà tendenzialmente in crescita perché ciò che deriva da, dagli studi europei è che nei prossimi cinque anni ci sarà un'impennata della quantità di Rai, cioè eh, buttare via un telefonino significa evolvere tecnologicamente ma significa poter dare nuova vita a dei materiali che sono preziosissimi. Chiarissimo come al solito è esauriente Giovanni, grazie e buon lavoro. Grazie a lei, alla prossima.